Il globalismo capitalistico trova oggi nell'arcobaleno il proprio simbolo di riferimento. L'arcobaleno è a tutta prima il simbolo dell'apertura, della tolleranza, dell'accettazione del diverso. L'arcobaleno infatti racchiude in sé tutti i colori e quindi sembra alludere alla onninclusività della società di mercato che compie la Open Society di Popper e di Soros e realizza quindi un'apertura rispetto alla quale nulla deve essere escluso. In verità il simbolo dell'ideologia globalista arcobalenica è evocativo della figura globalitaria propria del nuovo totalitarismo glamour della forma merce. Definisco totalitaria l'essenza stessa della globalizzazione che figura a tutti gli effetti come un globalitarismo, ossia come una forma suadente, permissiva e fintamente morbida di imperialismo. Rispetto a quelli del passato che escludevano, l'imperialismo della globalizzazione è onninclusivo, non ti permette come individuo o come popolo di rimanere esterno rispetto ai processi di inclusione cosmopolitica e globalitaria. Da questo punto di vista l'arcobaleno è l'emblema di tutto questo, di una falsa inclusione che è in pari tempo un falso multiculturalismo. Dietro l'arcobaleno del mercato cosmopolitico si cela sempre il grigio nichilismo della forma merce. Il processo, il dispositivo su cui tutto ciò si regge può così essere condensato. In astratto abbiamo l'arcobaleno della valorizzazione delle differenze, dei colori multipli e delle tonalità differenziate, una policromia rispettosa delle differenze. In realtà prevale sempre solo il monocromatismo assoluto, come direbbe lo Hegel della fenomenologia dello spirito, della civiltà a forma di merce, che non accetta differenze e alterità, è intrinsecamente eterofobica, rispetto alla forma merce, a cui tutto deve essere ricondotto e conformato. Gli individui stessi diventano semplici erogatori di forza lavoro e semplici merci circolanti nello spazio deregolamentato del piano liscio mercatistico. Dietro l'arcobaleno, ripeto, si nasconde il grigio nichilismo della civiltà dei consumi e ciò appare nitidamente se consideriamo quelle pubblicità che mostrano i bambini con il colore della pelle differente insieme vestiti dalla testa ai piedi con le medesime marche. Dietro il vorticare policromo delle differenze, delle culture, delle identità si nasconde in realtà il nichilistico e grigio annullamento di quelle differenze che vengono sacrificate sull'altare del monocromatismo assoluto della civiltà dei consumi, secondo la figura che Pasolini definiva del genocidio culturale a cui la civiltà nichilistica delle merci condanna le lingue, le tradizioni, le culture e le identità. Il paradosso del quadrante sinistro, della New Left mercatista, traditrice di Gramsci e della classe lavoratrice, passata disinvoltamente dalla lotta contro il capitale alla lotta per il capitale, sta anche nell'abbandono della nobile falce e il martello, il simbolo del lavoro, della lotta del basso contro l'alto, dei lavoratori contro gli sfruttatori. È stato abbandonata il simbolo della falce e il martello ed è stato invece assunto come nuovo riferimento simbolico l'arcobaleno del consumatore individualizzato che tanti diritti ha quanti può comprarne e più precisamente della società che non è più pensata dal quadrante sinistro come la sacrosanta lotta contro il capitale in nome di una società di individui egualmente liberi, di comunità egualmente composte da individui liberi e solidali, la nobile idea della società senza classi, rossa e con il simbolo della falce e del martello. In luogo del rosso è subentrato il fucsia e in luogo della falce e del martello è subentrato il ridicolo arcobaleno che porta con sé l'idea di una società che non è più la società senza classi come punto culminante dell'emancipazione, ma che invece la società ridotta alla stregua di un gay pride permanente, dove la libertà è sempre il panconsumismo erotico, sessuale, di godimento, che presuppone la liberalizzazione integrale dei consumi e dei costumi, ossia la forma di libertà che la civiltà dei mercati propone come non plus ultra della libertà stessa. Da questo punto di vista, ripeto ancora che l'arcobaleno non è contestativo rispetto all'ordine vigente, ma è il simbolo culturale dell'ordine vigente, il simbolo subculturale della civiltà sussunta sotto il capitale, la civiltà ridotta a un falso multiculturalismo che in realtà è il monoculturalismo assoluto del mercato che uccide tutte le culture e le omologa in nome dei mercati. Bisogna a tal riguardo rammemorare il fatto
che è l'arcobaleno, il simbolo stesso della violenza invisibile dell'economia di mercato, che ha sostituito il vecchio manganello nero con il manganello arcobalenico dei mercati e del ce lo chiede la globalizzazione, del ce lo chiede l'Europa e delle severe leggi dell'austerità. Ecco quindi spiegata in sintesi la falsa civiltà dell'arcobaleno dietro il quale si nasconde il grigio nichilismo della civiltà mercatistica a forma di merce.